Bentornati al canale Amo gli Italiani, con le ultime novità di oggi. Ci ha messo all'incirca 24 ore ma alla fine anche Perla Battiero è riuscita a realizzare che Mirko Brunetti, nel corso della 25esima puntata andata in onda lo scorso sabato, è stato seriamente spedito fuori dal Grande Fratello 2023. La storica ex qualche ora fa ha parlato del perché lui è stato eliminato. Se l'ex tentatrice di Temptation Island, nonché ex fidanzata più fresca di Perla Battiero, Greta Rossetti ha creduto all'eliminazione di Mirko Brunetti, la sua rivale continuava a dirsi sicura dell'uscita del 26enne dal Grande Fratello 2023. Appena lui è uscito, scoop a go go da parte delle due. Perché ha perso il televoto? Grande Fratello, Perla spiega il perché dell'uscita di Mirko. Non ha senso quello che è successo e ancora non realizzo. Poi ho anche il rimpianto. L'ho salutato così tanto perché ero sicura di rivederlo e invece non è successo. Mi dispiace di questo perché altrimenti non l'avrei salutato così. Se fosse rimasto? Non avremmo litigato. Avrei capito di più, per questo speravo restasse. Forse era meglio che lasciavano tutto come stava o solo lui. La gente vede tutto, hanno votato. Però era una situazione logorante. Questo è vero, ha iniziato a ragionare Perla Battiero con Letizia Petris. Poco dopo la Salernitana ha ripreso a parlare di Mirko Brunetti con un'altra compagna di Grande Fratello 2023, Monia La Ferrera, alla quale ha svelato la sua teoria. Capisco perché è uscito. Ripeteva questa è la mia strada, faccio il mio percorso qui non prenderò mai una decisione. Non lo dici. Piuttosto sii chiaro e dimmi le cose stanno così. Se dai i baci di buonanotte e fai certi gesti non si viene a sapere? Fuori poi vedono. Tutto gira intorno al fatto che non ha fatto una scelta, ha spiegato e in effetti non ha tutti i torti. Al pubblico di attentissimi telespettatori non è piaciuto affatto il comportamento adottato dall'eliminato della scorsa puntata, colui che al contempo, fino alla scorsa settimana, era il protagonista della dinamica di punta. Un colpo di scena, non per i fandom che si riuniscono su Twitter, che hanno messo in atto una strategia per fare fuori il reatino, dopo che continuava a fare gli occhi dolci alla Battiero mentre diceva di essere in realtà preso da Greta Rossetti ma di non fare mosse per la presenza dell'altra. Insomma, pare si sia rovinato con le sue mani. È arrivato il momento delle due donne e, lui, potrà guardarle dallo studio. Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante interessanti novità. Ci vediamo nei prossimi video.